Ciao ragazzi, come state? Allora, ne approfitto perché tante volte mi avete chiesto di spiegarvi come faccio a scegliere una papaya. Siccome oggi ne ho trovate ben due al mercato che soddisfano i miei requisiti, ve lo faccio vedere. Allora, prima di tutto, questa è una papaya, non quelle micro papaye che purtroppo si trovano nei supermercati, tra l'altro a carissimo prezzo, spesso anche già aperte. Quindi, come sapete, un frutto tagliato troppo tempo prima denatura e perde parte dei suoi nutrienti. Comunque, questa è una papaya, io la trovo al mercato, ma cercate anche nei mercatini etnici, negli ingrossi, provate insomma ad andare oltre la solita distribuzione, perché questa è effettivamente una papaya. Poi, come sceglierla? E mi auguro, tra l'altro, la troviate a un prezzo, diciamo così, abbordabile. Come sceglierla? Il colore della buccia. Questa è già bella gialla, ha una parte ancora che sta maturando, però come vedete è tendenzialmente gialla con delle parti più arancioni. E questa già ha un buon grado di maturazione. Se dovessero esserci queste o queste imperfezioni, tranquilli. Prendetela lo stesso perché vengono sballottate tanto nel trasporto, quindi non è un difetto che poi è anche interno, è soltanto della buccia, quindi tolta la buccia è perfetta. Anzi, se la trovate in offerta proprio perché come le banane sono troppo puntinate e quindi non ci piacciono, non piacciono agli occhi, sappiate però che allo stomaco e al gusto piacciono tanto, quindi no paura delle ammaccature. Poi la consistenza deve essere una sorta di soft touch, lo chiamo io, cioè diciamo così, la buccia deve cedere sotto la pressione del dito e con questo sapete che insomma che è abbastanza matura, bella matura, poi più la fate stare più ovviamente diventerà dolce e diventerà ancora più buona. C'è anche chi riesce a distinguerlo e a scegliere la giusta papaya dall'odore. Io obiettivamente no, mi accontento di consistenza, colore e aspetto, diciamo così, esterno e mi è sempre andata bene. Infatti oggi addirittura dos papayas. Questa probabilmente la farò maturare un pochino perché come vedete è abbastanza verde. Un'altra cosa, le estremità. Cercate di prendere papaye che hanno estremità integre. Da una parte e dall'altra, perché spesso, ripeto, nel trasporto o comunque magari effettivamente un frutto che purtroppo sta andando a male, se l'estremità è nera o vedete della laniccia che sembra muffa, potrebbe essere che è solo la parte esterna e quindi magari anche lì tagliato poi il frutto è buono, ma magari invece se è veramente troppo morbida rischiate di prendere un frutto che dentro purtroppo è un po' rovinato. Ok? Io spero di esservi stata utile con questi consigli per la papaya. Concludo con loro. Aspettate, sono più grandi di me. Ok? E un bacione alla prossima.